con noi. Ciao Eleonora, benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, Eleonora Coletta, tu sei una graphic designer e un'illustratrice, ma quanto è cambiato, ecco, il mondo, della grafica, il mondo dell'illustrazione? Non ho capito, scusami. Quanto è cambiato il mondo della grafica, dell'illustrazione attraverso le nuove tecnologie, le nuove tecniche? Perché disegno principalmente prima mano. Ok. Dopo, per certe cose posso lavorare a computer. E sicuramente è uno strumento come altri. Il computer o la tavoletta sono comunque strumenti, sono una delle cose che ti possono aiutare. Sicuramente cambiano, però dipende da quello che voglio ottenere. Ok, quindi diciamo che tu ti approcci in una maniera abbastanza tradizionale, ma qual è il tuo stile? Di cosa ti occupi? Sono circa 7 anni che ho in qualche modo trovato, perfezionato, curato uno stile. Io lo chiamo lo stile Macuro, che poi è il nome del mio marchio in qualche modo. E prendo in prestito i graffiti principalmente. Quello che vedo lo semplifico e lo trasformo e lo trasferisco su carta. E l'obiettivo è quello di far sentire bene chi lo guarda. Ok, allora che cosa produci? Possiamo acquistare anche delle creazioni? Sì, sicuramente su commissione mi vengono chieste spesso dei quadri da tenere a casa. Mi occupo anche in generale anche di logo design, quindi non solo la parte illustrazioni, ma faccio anche proprio vera e propria grafica. Oh, io ti vedo qui disegnare proprio dal vivo. Ma sei giovanissima! Dai, 30 anni! Beh, complimenti, complimenti, davvero un bel Grazie. progetto. Quali sono i tuoi progetti futuri? Macurizzare il mondo. Maccurizzare il Io mondo. disegno ovunque e adoro riempire superfici, quindi più grande è la superficie, più ci disegno sopra. Ma quanto ci metti, Eleonora? Relativamente poco, dipende quanto è fitto il disegno. Generalmente ci posso mettere dai 10 minuti alle 6 ore di fila, Ah, ovviamente. ovviamente, ovviamente. Ovviamente, Macuro Design, maccurizziamo il mondo. Ok, Eleonora, grazie per essere stata con noi e averci Grazie dedicato un po' mille del tuo tempo. Ciao. a te. È un piacere, buona giornata. Radioascoltatori, rimanete ancora con noi per altre interviste e altra creatività.